ha tante cose da raccontarci. Dunque, il primo ringraziamento va senz'altro a voi del pubblico, perché siete intervenuti veramente in tanti e siete andati oltre le nostre previsioni, tanto che non siamo riusciti ad accontentare tutti, per cui Max sta anche pensando a una seconda serata, di cui poi insomma vi daremo informati. E il secondo ringraziamento va a Massimiliano, naturalmente, il nostro relatore della serata, per aver avuto questa sensibilità nell'organizzare questo team. Un entanglement quantico, potrei dire, nel senso che comunque si è fondato molto su un feeling, su una fiducia eterea, perché fino a questa sera poi in realtà non ci siamo incontrati, però abbiamo interagito per 2 mesi. E l'altro ringraziamento va alle persone con le quali ho collaborato in questi 2 mesi, quindi in primis Vanessa Cuore, che è il moderatore del gruppo Facebook, nonché unica organizzatrice dell'evento di Cattolica, che lo stesso ha avuto un grande successo, Luca Zampi, che si sta nascondendo da qualche parte, infaticabile ricercatore del web, che ci propone continuamente argomenti interessanti, e ultimo, ma non da meno, il nostro sostenitore morale, Giorgio Navarra, che non so dove si è nascosto, che con le sue taglie ci ha tenuto, insomma, alto il morale per 2 mesi. Dunque, la maggior parte di voi sicuramente conoscono già Massimiliano quando fanno parte del gruppo e hanno sicuramente letto il suo libro, quindi conoscono già un po' le sue tematiche. Per altri invece sarà un approccio nuovo, perché sono stati trascinati qui dal nostro entusiasmo. Quindi spenderei 2 brevissime parole su di lui. Massimiliano è un ingegnere elettronico, ligure di nascita ma piemontese di adozione, che si occupa principalmente di intelligenza artificiale e collabora con una società americana che si chiama Cisco Systems. E quindi le sue grandi competenze tecnologiche unite ad una sensibilità particolare, curiosità, lo hanno portato a 5 anni di ricerche, letture, studi, che sono poi sfociati nella pubblicazione di stesura e pubblicazione in forma indipendente di questo libro, che al momento trovate su Amazon, ma che a breve sarà anche ripubblicato in versione ufficiale da Luna Editori, che è una casa editrice di Torino che annovera, insomma, tra i suoi autori personaggi come Mauro Biglino. Quindi, di che cosa ci parlerà questa sera Massimiliano? Veniamo al dunque. Con questo prima di noi lui vuole raccontarci una storia diversa dalla storia ufficiale, che è quella che ci viene raccontata sempre sui libri di storia. Perché praticamente lui, mettendo insieme tanti tasselli, ci farà vedere come prima della nostra civiltà, che noi riteniamo essere quella più avanzata, in realtà ne sia esistita una molto più avanzata tecnologicamente, perché comunque hanno lasciato delle tracce della loro tecnologia che noi ancora oggi non ci sappiamo spiegare e ne sappiamo replicare, quindi erano molto più avanzati di noi. Questa civiltà era sicuramente globale, perché da tutti i reperti archeologici che sono emersi nel corso del secolo scorso, ma che stanno ancora venendo alla ribalta, vediamo che ci sono delle caratteristiche comuni, quindi comunque questa civiltà era sparsa in tutto il pianeta. E possiamo dire che storicamente la possiamo collocare prima del diluvio universale, quindi antidiluviana. Diluvio che è stato un evento catastrofico che ha riguardato tutto il pianeta e che quindi ne ha cancellato la memoria, ma non le tracce, perché stanno poi emergendo in maniera sempre più importante. Detto ciò, lascio la parola a Vanessa, che vi deve ancora dire brevemente alcune cose. Vi pregherei di silenziare i cellulari. La conferenza durerà circa un paio d'ore, per cui non ci saranno intervalli. Vanessa. Grazie. Queste parole, che ci sono altri appuntamenti in programma, che sono il 27 di febbraio a Milano, poi il 5 marzo a Milano, il 27 febbraio la conferenza BIS di nuovo a Torino, poi ci sarà in programma una conferenza di nuovo BIS a grandissima richiesta cattolica, che sarà il 1 di maggio, e anche a Vicenza, e sarà una nuova data che stiamo ancora definendo, ma sarà i primi di maggio. Quindi se qualcuno di voi ha dei contatti, degli amici, sappiate che Bicoraggio sarà a Vicenza verso i primi di maggio, e forse anche a Pisa, quindi c'è una
ragazza che si sta molto interessando e sta cercando appunto di creare questo evento anche a Pisa. Quindi questi sono gli appuntamenti che avremo. In più rimanete connessi al gruppo perché ci saranno delle nuove sorprese molto carine e le vedremo più avanti. Grazie. Avete capito, i romani sono, cioè, sono praticamente trattato in una maniera fantastica, ho trovato delle persone che ho conosciuto questa sera, eccezionali, però fa parte della mia filosofia della vita, sono estremamente convinto che sia sempre e comunque una questione di persone, quindi ci credo molto in quell'entanglement quantico che poi qualcuno chiama amore, qualcuno chiama affinità, sempre la stessa cosa, però ne parleremo un altro. Questa sera ho pensato di iniziare così. Mi capita spesso, volentieri, di sentire anche delle critiche o comunque delle obiezioni sull'approccio scientifico, l'approccio accademico, quello ufficiale, no? Ti capita spesso quando tratti questi argomenti che qualcuno ti dice sì, la scienza dice... e tu invece sei fuori dalla scienza. Ma io sono un ingegnere, sono stato educato secondo un approccio scientifico, perlomeno, che me l'hanno venduto come uniforme a diciamo all'approccio ufficiale scientifico, no? Però io ho capito, diciamo, in questi anni di studi, di ingegneria e non del libro, che l'approccio scientifico si chiama scientifico proprio perché si basa su delle evidenze, su delle prove, su degli esperimenti, no? Il metodo sperimentale. E che quindi è un approccio che, partendo dal basso, da delle evidenze, costruisce una teoria, formula una teoria che spiega quelle evidenze, poi per carità può anche rivelarsi sbagliata o comunque che può cambiare negli anni. Questo è l'approccio scientifico. Beh, sinceramente, negli ultimi tempi, sto parlando nell'ultimo centinaio di anni, è un po' cambiato questo approccio scientifico, è diventato un po' dogmatico, no? Cosa voglio dire con dogmatico? Voglio dire che capita spesso e volentieri che la scienza, quella accademica ufficiale, imponga dall'alto verso il basso una verità che poi contrasta sfacciatamente con le evidenze che ci sono sul campo e la impone in maniera dogmatica, cioè è così, questa è la verità scientifica. Tra l'altro apro una virgoletta, cioè quando uno dice la scienza dice, è già in errore lì, come se tutti gli scienziati fossero d'accordo su tutto, cioè se mettete 100 persone di scienza in una stanza dopo qualche ora scorre il sangue, è sicuro, perché non vanno d'accordo su quasi nulla, ce n'è una di scienza che è esatta, la matematica, 1 più 1, che sei un architetto, che sei un ingegnere, che sei un botanico fa sempre 2. Tutto il resto ci sono approcci scientifici che portano a teorie diverse, ma l'importante è l'approccio basato sulle evidenze. E questo c'entra molto con il motivo che ho scritto, perché quando io ho cominciato a interessarmi di queste cose, queste evidenze che vedevo ovunque io mi mettevo a guardare, non mi combaciavano per nulla con quella che era la versione ufficiale, cioè non tornava per niente. E io ovviamente poi dopo sono subentrato io che sono molto curioso e non riesco a girarmi dall'altra parte a fregarmi. Se c'è qualche cosa che non mi torna, tipicamente comincio a studiare per cercare di capire ma come mai non mi torna questa cosa. E quindi questo è il mio approccio nel scrivere il libro. Prendere le evidenze che ci sono e cercare di capire come metterle insieme per articolare una storia che invece ha senso. E se poi quella storia non è scritta sui libri accademici, non è scritta sui libri di storia, pazienza. Vuol dire che quei libri magari potrebbero anche essere obsoleti o si dovrebbero cambiare. Quello che c'era scritto sui libri di scienza 100 anni fa non è necessariamente più vero oggi, no? Per cui la stessa cosa si può applicare su quelli. L'ultimo punto, e ve lo dico perché
oggi cercherò di farvi vedere proprio io come ragiono quando scrivo questi libri, eccetera. E come cerco di unire questi puntini? Cerco di unirli con quello che io chiamo un approccio multidisciplinare. Cioè ci sono tantissimi ricercatori e studiosi che si concentrano su un particolare settore. Non so, può essere l'egittologia, o piuttosto lo studio delle lingue antiche, o la genetica, no? Cioè, tutti i vari nomi che ci sono, molto verticale, che è assolutamente un valore aggiunto per chiunque voglia cercare di ricostruire la storia dell'umanità vera. Io invece ho un approccio diverso, nel senso che se provo a dimostrare un qualcosa, l'esistenza di un'antica civiltà avanzata che ci ha preceduto, provo a dimostrarla non semplicemente indagando nella letteratura, indagando a 360 gradi. Tutto dove posso trovare delle evidenze che mi portano a quella conclusione, delle prove che mi portano a quella conclusione, cerco di collegarle e mettere insieme. Si chiama approccio multidisciplinare, che non ho inventato assolutamente io. Era l'approccio primario dei grandi ricercatori della storia. Sia Flinders, Peter, Yato, Poznanski, eccetera, tutti avevano un approccio multidisciplinare. Lo dico perché qualcuno tende un po' a criticarlo, questo approccio multidisciplinare. Non l'ho inventato io, neanche quello ho inventato io, non ho inventato nulla io. Però qualcheduno del passato che ha raggiunto dei grandi risultati l'ho usato. Bene, qual è questa verità accademica, questa storia accademica che ci raccontano? Guardate, si può partire da dove volete. Poi partite da dove volete, prendete una pagina a caso di un libro di storia, eccetera, partiamo di lì e da lì vi faccio vedere che collegando tutti i puntini inevitabilmente dopo pochissimo deraliamo da quello che è il corso ufficiale accademico e finiamo in un territorio di nessuno. Io parlo spesso e volentieri di 1492, no? Perché? Perché è lo spartiacque, no? Prima del 1492, prima di Cristoforo Colombo, i due mondi, quello che stava da questa parte e quello che sta dall'altra parte, non si conoscevano, non si erano mai toccati, non erano mai entrati in contatto. Questo ci dice la storia ufficiale. Attenzione che se il diavolo è nel dettaglio, perché se voi prendete un qualunque testo accademico c'è scritto che Cristoforo Colombo non c'è scritto che è andato in America, c'è scritto che ha scoperto. Andare e scoprire sono due cose diverse. Se fosse scritto che è andato in America non ci sarebbe nulla da contestare. C'è scritto che l'ha scoperto, vuol dire che lui ci è andato per primo. Se l'approccio scientifico si deve basare su delle evidenze e delle prove, non esiste una sola prova che lui sia stato il primo ad andare. Anzi, il contrario. Esistono migliaia di evidenze che lui non sia stato il primo. È un banale esempio che vi faccio per farvi capire che quando qualcuno dice la verità accademica, la verità scientifica, non fidatevi. Fermatevi un attimo e rifletteteci un secondo. Cosa sta dicendo? Quale verità scientifica? Dove sta scritta? Quali sono le prove? Beh, perché dico questo? Quali sono queste evidenze? Beh, le più banali, potrei essere scontatissimo a parlare delle piramidi, non lo faccio. Però permettetemi che il fatto di avere delle costruzioni di questo genere, da una parte del pianeta, e avercele dall'altra parte del pianeta, ma non è solo la forma, perché se voi andate a guardare le geometrie di queste costruzioni, e non sto a entrare troppo nel dettaglio, le geometrie, i rapporti geometrici che ci sono in queste costruzioni, scoprirete che non hanno solo la forma in comune, hanno anche la matematica e la geometria in comune. E se la forma, qualcuno mi ha detto una volta che la piramide è la forma più naturale che esista, la fanno i bambini a spiaggia con la sabbia. Non l'hai fatta, ma le geometrie no. Le geometrie no. Quindi quello è la firma sul fatto che queste due costruzioni sono correlate. E non sono solo quelle, ce ne sono delle altre. Queste sono le piramidi che trovate
della Piana Cinese, sono poco conosciute perché non ci si può andare. Sono saltate fuori quando un bombardiere americano, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'ha sorvolata e ha detto che diamine è questa cosa, ha fatto una foto. Adesso con Google Earth ci si va, eccetera. Troverete anche lì, non si possono andare a misurare, ma di nuovo ci sono degli allineamenti, delle geometrie che stranamente richiamano esattamente quelle altre. Ma non è questa l'evidenza che vi voglio portare. Ce ne sono tante altre, guardate, potete guardare in giro dove volete. Io quando ho visto questa fotografia la prima volta, tempio del Giaguaro, Guatemala, poi girato pagina ho visto questa, ho detto, ah, cambiato le condizioni di luce, ho fatto un'altra foto della stessa, cioè la stessa costruzione. Peccato che sta in Cambogia, dall'altra parte del pianeta. Ora io non sono un architetto, non sono un archeologo, niente, però se uno mi fa vedere queste due cose qua, se uno mi fa vedere due villette a schiena, io gli dico, quelle due lì l'ha fatto lo stesso costruttore, o l'ha progettato lo stesso architetto. Guarda, puoi dire quello che vuoi, puoi vedere il libro che vuoi, quelle due lì le ha fatte lo stesso architetto. Non credo alle coincidenze. Non credo alle coincidenze. Queste sono le evidenze sul campo, una dietro l'altra, con cui poi si costruisce. Ma fino adesso ho fatto scena, adesso cominciamo un po' a vedere qualcosa di più interessante. C'è un'altra data che fra l'altro si combina molto bene con questa, 1820 è la data sui libri di scuola accademici in cui è stato scoperto il continente antartico. Nel 1920, durante un trasloco a Costantinopoli, di un archivio di Costantinopoli, da ex Bisanzio, è cascato da un libro una pelle di cervo, credo, o daino cervo, direi di cervo, e su questa pelle c'era tracciata questa porzione di una mappa. È molto grande, una volta era grandissima. Questo è l'unico pezzo che è sopravvissuto. Questa è la famosa mappa dell'ammiraglio Piri Reis, un ammiraglio della flotta turca, che disegnò di suo pugno questa mappa, e lo sappiamo perché lui scrisse su questa mappa come la disegnò, da dove la copiò. Lui disse: questa mappa io l'ho copiata da una serie di altre mappe in mio possesso molto più antiche. Una è la mappa dell'infedele genovese. Sapevate che Cristoforo Colombo c'era una mappa? Sì. Non lo sapevate, eh? Eppure c'era una mappa che è stato con lui. Strano, uno che c'è una mappa per andare in un posto che non c'è mai stato nessuno. E ho forte. Sì. Questa mappa è del 1513. Perché Piri Reis si dice che l'ha fatta nel 1513. Ora, dal 1492 al 1513 sono passati pochi anni, e allora non è che c'era Google Maps, per cui arrivavi America, accendevi lo smartphone, vedevi la piantina, eccetera, cioè, prima di capire i profili delle coste delle Americhe, eccetera, ci hanno messo qualche decennio. Bene, questa mappa riporta esattamente tutte le coste nord e sud americane più i profili dell'Antartide. Un, a mio parere, un grande, si chiama Charles Epcot, 1956, professore universitario, studiò questa mappa con la collaborazione della US Navy, della US Air Force, eccetera, e concluse che questa mappa era estremamente accurata. Fece un'indagine talmente sofisticata che riuscì a capire da quale punto di osservazione sul pianeta questa mappa fu disegnata, da chi la disegnò. Eliopoli, la città degli dei, sul delta del Nilo, in Egitto, giusto per dare un piccolo dettaglio. Ma la cosa interessante di questa mappa, che è, diciamo, uno scrigno dei tesori, se volete poi leggetevi il libro, si chiama Dei del mare, i popoli del mare, com'era? Sì, gli antichi re del mare. Charles Epcot, riesco a tradurlo all'inglese, poi ve lo dico. Comunque, e fra l'altro è il libro da cui Graham Hancock, che è uno dei due libri da cui Graham Hancock ha tratto Impronte degli Dei. Se voi leggete Impronte degli Dei di Graham Hancock,
L'Origine, a parte tutte le sue ricerche, eccetera, sono due libri, di cui uno è questo. La cosa molto interessante è che ci sono le coste dell'Atlantide su questa piantina. Quindi non solo sfida apertamente il discorso che vi ho fatto di Colombo, sfida anche apertamente l'altra data, 1220, ma ne sfida molto di più di date, perché quelle coste sono state confermate dalla Marina e dall'aviazione degli Stati Uniti essere le coste non ghiacciate, che sono quelle che vediamo noi oggi, sono le coste proprio terrestri dell'Antartide che stanno sotto 2 chilometri di ghiaccio. E noi abbiamo visto per la prima volta nel 1957 con delle prospezioni sismiche, per quello che Charles Epcot si è rivolto alla Marina, perché erano gli unici a sapere come era fatta. E questo cosa vuol dire? Che quelle mappe antiche da cui Pierre Reis ha copiato questa mappa erano state fatte in un periodo in cui l'Antartide non era ghiacciato. Abbiamo già deragliato di brutto, qui siamo già espulso dalla classe. Questa è una mappa di un grandissimo cartografo sconosciuto, però è uno dei padri della cartografia. Da lui hanno preso i tanti. Non sappiamo neanche precisamente quando è morto questo signore qua. Sappiamo pochissimo di questo signore, ma miracolosamente la sua opera è sopravvissuta nei millenni. Si chiama Pomponio Mela, è un romano spagnolo, abitante, un coetaneo di Gesù Cristo, è morto nel 45, intorno al 45 dopo Cristo, Pomponio Mela. E questa è la sua piantina, che è notevole, perché uno che fa la piantina così all'epoca di Cristo, insomma, Italia, Europa, l'Africa, il Golfo, eccetera, poi si scende sotto, e questo cos'è? Come ha scritto? Antichi Chones, ed è molto interessante perché dice che lì abitava un popolo di antichi, ma questo lo lasciamo per un'altra parte. Roma 45 dopo Cristo, non 1820, prima lo sapevo che c'era l'Antartide. Guardate, aprite a caso quello che volete, cercate mappe antiche e ne troverete a bizzeffe. 1537, costa sud, Antartide. Questo è un famosissimo portolano. Questa è una mappa di una precisione devastante che è comparsa insieme a tutta un'altra serie di portolani a metà più o meno del 1400. In realtà la carta pisana è addirittura del secolo prima, e che riporta in maniera fedelissima latitudine e longitudine, cosa impossibile fino al 1785, di tutta l'area del Mediterraneo e del Mar Nero. Appena si esce da quell'area lì diventa meno precisa. Perché? Perché anch'essa era una copia di una parte che era rimasta. L'ho messa perché questa è molto interessante. Facciamo un altro saltino e cambiamo di nuovo di disciplina. È interessante questa parte qua. Questo è il sud dell'Inghilterra. In questa mappa compare il sud dell'Inghilterra disegnato benissimo e il nord non compare. Non compare perché è coperto dal ghiaccio. Interessante. Il nord dell'Inghilterra coperto dal ghiaccio. Eccola qua l'Inghilterra coperta dai ghiacci. Andiamo un po' a vedere cosa dicono i paleoclimatologi. Questa è la massima estensione della glaciazione sul continente europeo, l'ultima glaciazione, più o meno intorno a 20.000 anni fa, 18-20.000 anni fa, anche perché andava un po' avanti, un po' indietro. E guarda caso dove si è fermata, guarda caso dove l'hanno tracciata questa glaciazione. Il Vallo d'Adriano. Proprio lì, no, un po' più giù del Vallo d'Adriano, Vallo d'Adriano qua, insomma. Proprio lì, ma guarda un po' che coincidenza, sarà mica che quando hanno fatto quella piantina là era proprio quando la glaciazione era al suo massimo? Se fosse così, avremmo un'idea di quando l'hanno fatta quella piantina. Ve l'ho detto, 18-20.000 anni fa. Quindi 18-20.000 anni fa c'era qualcuno che se ne andava in giro e si disegnava le piantine del pianeta.
così non c'era niente da fare. Vi faccio notare un altro dettaglio che di nuovo è incredibilmente coerente. Guardate la forma di questa glaciazione. Vedete che fa una specie di cerchio, no? È abbastanza strano perché le fasce climatiche sono così. Perché qua non c'è ghiaccio e qui c'è ghiaccio? Come mai? Il polo. Perché, e questo è stato dimostrato scientificamente, c'ha sempre. Il polo nord in questo periodo stava più o meno qua, stava tra la Norvegia e l'Islanda. Quindi giustamente i ghiacci si sviluppavano, tipo circolo polare artico, intorno. Quindi se uno va a guardare queste evidenze eretiche che trova in giro da una scienza all'altra e cose del genere, stranamente trova una coerenza che quando legge la scienza accademica non trova neanche a mettersi a piangere. Torno a questo. Vi faccio vedere come ragiono io. Eh? Il Portolano, vi ricordate? Beh, saltiamo un attimino di palo in frasca, proviamo un po' a vedere i miti. Cosa dicono? Cosa dicono i miti? C'è qualche traccia nei miti di chi potrebbe aver fatto queste piantine? Aspetta, c'è un mucchio di tracce. Per esempio, nei miti sumeri, ma chi legge un pochettino capirà molto presto che i pantheon delle varie civiltà sono alla fine gli stessi dei con nomi che sono stati semplicemente cambiati. Questo era Dio che era conosciuto per essere colui che misurava la terra. Cosa vuol dire misurare la terra? In gergologia, diciamo, mitica. Vuol dire che era quello che disegnava anche della terra. Era il cartografo, era quello che faceva queste cose. Ma è un mito, non bisogna credere. La crede da quello che c'è scritto sul libro di testo. Cambiamo di nuovo scienza, vediamo se troviamo un'altra scienza che ci dà una mano a suffragare queste ipotesi eretiche che vi ho appena fatto. L'arte, prendiamo l'arte. Io non sono un esperto d'arte assolutamente, però c'è un signore che è un economista, un laureato di economia e commercio italiano, si chiama Magnani. E dovete assolutamente ascoltarvi e seguire. Qui siamo alla Cappella dei Magi a Firenze e c'è una serie di dipinti molto interessanti. Vedete questo dipinto? Praticamente i dipinti della Cappella dei Magi sono ambientati nel Concilio dei Medici del 1438, prima di Cristoforo Colombo, okay? Quando con la caduta definitiva di Bisanzio, di Costantinopoli, gli ultimi nobili, gli ultimi, si sono rifugiati in Occidente e molti sono arrivati a Firenze e hanno portato con loro testi, libri, mappe e tante cose che erano finite a Costantinopoli molto probabilmente da Alessandro d'Egitto. Questo più o meno è velocemente il percorso. Ma a parte questo dettaglio vi faccio notare due cose. Vedete, questi sono tutti nobili alla corte dei Medici che presenziano all'arrivo di questi dignitari. Ce n'è uno che però è proprio strano, questo qua. Guardatelo un po' bene, questo qua. Questo qua c'è una faccia veramente strana, toscano non lo è. È una pannocchia. Una pannocchia, se voi doveste scommettere questo signore qui, da che parte del mondo arriva? Indio, Inca, allora non sono solo io. Anche voi lo vedete. Fra l'altro l'hanno piazzato proprio lì in mezzo in Bella Vista. Ricordatevi anche questo signore si chiama Ciriaco d'Ancona, lo dico poi dopo perché. E li hanno messi vicini, Benozzo Gozzoli, che ha dipinto queste cose, li ha messi vicini. Guardate queste tre signorine qua. Queste tre signorine qua sono le tre sorelle di Lorenzo de' Medici. Cosa c'hanno in testa? Non è che sto Benozzo Gozzoli ci stava cercando di attirare l'attenzione in qualche maniera, magari solo un cappellino così stravagante, però un po' di sospetto verrebbe, eh? Sapete come si chiamano queste tre signorine qua? Allora, questa si chiama Giannina, detta? Nina. Bene. Questa si chiama Bianca. Questa è più difficile.
Bianca è stata il soggetto di diversi dipinti del Botticelli, quindi aveva un omignolo che la legava al Botticelli, e suo omignolo era Pinta. E questa era la terza, proviamo a vedere se mi ricordo Maria. Maria si chiamava. Era la santa. Perché la santa? Perché era la madre di un cardinale. Maria detta la santa. Dai su. La Nina la Pinta era santa Maria. Questo che anno è? Questo è del 1459, questo dipinto. Ecco. Non ce la possiamo fare, no? Guardate cosa si vede in questo simpatico dipinto. Questo qualcuno ha detto che è un gatto. Io se avessi un gatto così lo vedo. Questo è un giaguaro. Forse è già un coso. Beh, il gatto di Pedano. I giaguari sono soltanto originari del Sud America. Non ci stanno nelle altre parti. Questo poi è inequivocabilmente un antilope capra. Inequivocabilmente un antilope capra. Originaria del Sud America. Ma com'è questa storia? Se non bastasse questa cosa qua, c'è questa bellissima ode: sopporterà i mari e i venti e la furia delle tempeste per accumulare le più grandi ricchezze, ma non cercherai gemme né l'oro dal colore del sole. Come un assetato tu cercherai le antichità perdute e pensieroso contemplerai le meraviglie delle piramidi e leggerai ignoti scritti simili a figure di Belle. È un'ode a Cristoforo Colombo. Manco per l'aria. Questo è Leonardo Aretino che scrive questa lode a Ciriaco d'Ancona, quel signore vicino a lui. Chi era Ciriaco d'Ancona? Era l'ammiraglio dei Medici, quello che andava avanti e indietro dall'America, dal Sud America, ben prima che l'altro ammiraglio non scoprisse. Ci andasse anche lui, è stato bravo, ci è andato anche lui, ma non ha scoperto più niente. Ok. Il Ciriaco d'Ancona è andato in America prima di Colombo. Ma non solo. Se ne andate, non so, ci sono due libri bellissimi su Cristoforo Colombo, scritti da Ruggero Marino. L'ultimo dei Templari è il secondo, non lo ricordo, però cercate Ruggero Marino e lo trovate. Ma guarda, qua a Roma, andate a vedere la tomba di Innocenzo VIII. Innocenzo VIII, il Papa, che era Papa quando Cristoforo Colombo è partito. Ed è schiattato un mese prima che Cristoforo Colombo tornasse. E sulla tomba c'è scritto: sotto il suo papato hanno scoperto l'Unione. Ma perché l'avevano già ordinata, la stavano già scattando. Ma gli ha telefonato. I nativi americani. Rapa Nui, l'isola di Pasqua, 170 km in mezzo, nel mezzo del nulla, disabitati. Sono mangiati fra di loro gli ultimi abitanti dell'isola. Esiste una lingua sconosciuta di cui sono state trovate più o meno 25 ancora rappresentazioni, molto spesso su pezzi di legno, si chiama Rongo-Rongo. E è una lingua che non si è riusciti assolutamente a interpretare. Studiando, e questo l'ho trovato io, questo pezzo qua, è l'unico pezzo che ho trovato, pazienza. Tutto il resto lo copio. Studiando un testo di Arthur Poznanski che si chiama Guida Illustrata, che è un altro centinaio di parole, vi do poi tutti i dettagli. Un testo in spagnolo del 1912, dove Arthur Poznanski descrive le sue ricerche nella zona di Tiahuanaco e di Pumapunku. A un certo punto, in un labirinto nei pressi del lago Titicaca. Sotterraneo? No, non è un labirinto sotterraneo, un edificio a forma di labirinto, dove stavano le vestali dell'imperatore, eccetera, le sue cose, eccetera. Comunque ha trovato quello che secondo lui, e qui è riprodotto, è uno degli ultimi frammenti della lingua nativa degli abitanti nativi di quella zona, ma non gli Incas. È lui stesso che parla di decine di migliaia di anni prima. E stranamente Poznanski dice, secondo me questo è quello, sono la stessa cosa. In effetti la similitudine è tutta. Esatto. Quindi Poznanski ha stabilito un collegamento tra Rapa Nui e Tiahuanaco. Vabbè, tu dici, sono saliti su una zattera, sono finiti lì. Sì, ci sta che parlassero la stessa lingua. Qualcuno ci è arrivato. Sì. Valle dell'Indo.
Questa è la scrittura di Rapa Nui e questa è la scrittura di Mohenjo-daro e della Valle dell'Indo, anch'essa sconosciuta, anch'essa non interpretata. Io non mi intendo di scrittura, ma se mi dovessi dire che quello è lo stesso alfabeto, mi verrebbe da dire di sì. E qui è già un po' più dura, eh? Hanno cambiato il font. Hanno cambiato il font, ma più o meno ci siamo. Cioè, la civiltà della Valle dell'Indo usava lo stesso alfabeto che c'era a Tiahuanaco e che c'era a Rapa Nui. Nella nota dei tempi. Quindi stabiliamo questa di connessione. La pietra di Inga in Brasile sono delle incisioni su una pietra fluviale molto grande, lunga 200 metri, eccetera. Questa è la pietra di Inga e questo è di nuovo il linguaggio di Rapa Nui. Lo stesso, c'è poco, cioè, non è che serva l'esperto, sono lo stesso. Punto. Se solo capito il verso che va, come si chiama? Bella questa. Non mi viene la prova. Il verso sarebbe discutere, cominciamo a stabilire che sono collegati, ma il verso è interessante. Oh, porca miseria, però, ma com'è sto? Vuoi mica che qua, nella notte dei tempi, parlavamo tutti la stessa lingua? Io l'ho già sentita sta storia che parlavamo tutti la stessa lingua, eh? Però sembra proprio così. Chi ha studiato la pietra Inga ha stabilito una connessione. Un ungherese, una francese e poi c'è un italiano, anche tra la lingua della pietra lingua Inga, e la lingua degli ittiti in Turchia, non solo, anche con la lingua dei fenici, quindi una lingua semitica. Possiamo aggiungere qualche altro tassello? Sumer, c'è un bellissimo articolo di Alessandro De Montis che descrive come Wallace ha messo decisamente in correlazione le lingue della Valle dell'Indo con la lingua sumera mesopotamica. Sembra che il primo, diciamo, la prima forma di lingua cinese ruotata sia nient'altro che una derivazione delle lingue della Valle dell'Indo. Jones, che è uno dei più grandi esperti, vissuto nel 1700 e qualcosa, di sanscrito, quindi una lingua della Valle dell'Indo, una lingua indiana, ha inequivocabilmente, a suo dire, e poi è stata confermata anche da, identificato nella lingua greca, nella lingua latina, semplicemente delle derivazioni del sanscrito. Non solo nella lingua gotica, nella lingua celtica, e con buona probabilità anche in quella persiana. Ma siamo proprio sicuri che era disconnesso questo mondo. Quante altre prove devo tirare qua? Andiamo avanti 3 ore, eh? Non penso che sia a caso. Arte, letteratura, evidenze di ogni genere, di ogni genere. Guardate che le cose che dicevamo nel libro, una civiltà globale, che ci ha preceduto, secondo me sono già dimostrate qua, poi dopo possiamo vedere le altre 700 pagine, ma voglio dire, è tutto così, eh? Non ce n'è una che salta fuori da questo quadro che si riesce a tracciare, che succede. Tra l'altro c'è un dettaglio interessante che vi devo raccontare, come ci vanno fuse queste staffe di metallo dentro la roccia? Ci vedo due dati, per esempio sono state analizzate quelle di Tiahuanaco, e hanno una lega di nichel al suo interno che fonde a 1750 gradi. Voi ve li vedete con la legna a fondere il secchio di metallo e poi andarlo a versare, perché lo devi andare a versare lì, sul muro, non è che poi... Tra l'altro quelle di Ollantaytambo sono ancora più interessanti, perché sono state analizzate da un francese, Maurice Cotter, nella tomba perduta di Miracoccia. E ho scoperto una cosa ancora più interessante, che guardando queste lame, queste staffe che sono state levate dalla roccia, non hanno la classica spanciatura sopra, tipica di quando tu fondi un metallo e fa la tensione superficiale, non è piatta, sono perfettamente piatte. Ancora più interessante, togliendo i due blocchi sotto,
nell'unione dei due blocchi dovrebbe esserci la sbavatura della colatura, non c'è. Fatte prima? Quindi non sembra che siano state colate lì. Tu dici, mistero risolto, visto. Non sono piantate dentro la roccia, visto che sono esattamente piantate dentro la roccia. Interessante, eh? Lo dico dopo. Questo è Cuzco. Queste sono le costruzioni di Cuzco. Questo è un muro che, a dire dei libri ufficiali, ha 3500 anni. E queste sono rocce basaltiche, sono rocce durissime. Eppure guardate che lavorazioni incredibili che ci sono. Poco fuori Cuzco, poco fuori le vie cittadine, questo è Sansara Yawan, quindi stesso tipo di lavorazione, peccato che questi gingillini qua sono botte da 80-100 tonnellate. Quindi c'era qualcheduno che in Perù era molto forte. Era anche bravo, cavolo, cioè, tu Luca non ce la fai. No, a costa, è evidente. Eccolo qua cosa hanno fatto. È bellissimo, perché quando sono arrivati i conquistatori spagnoli hanno detto, ma chi l'ha fatta queste cose qua? E gli Incas cosa gli hanno risposto? Noi no. Prendete un libro di scuola e sopra c'è scritto chi l'ha fatto? Incas. Anche se loro hanno detto. Bene! E cosa dicevano gli accademici di 100 anni fa, quelli che queste cose le hanno studiate per una vita sul campo, a cercare queste evidenze? Arthur Poznanski. Cosa dicevano? Dicevano che queste costruzioni risalgono a molto prima della civiltà incaica. Cioè dicevano, non hanno fatte gli Incas le hanno usurpate. Quando sono arrivati c'erano già. Questo dicevano gli accademici. 100 anni fa. Quindi negli ultimi 100 anni qualcheduno sembra avere l'interesse a cambiare il corso degli argomenti. E questi libri ci sono ancora, basta andarsene a prendere come ho fatto io e leggerli. Questo è un estratto paro paro del libro. Si divertivano. Questo qui è il tempio, quello sotto la piramide di Kefren. Guardate la sagomatura dei blocchi al lato sinistro del corridoio. È esattamente uguale a quella del lato destro, perché deve fare pandanza, ovviamente. Non sta bene, no? Hai visto che già non era un casino tagliare questi blocchi di roccia durissima e cose del genere, si divertivano anche a fare queste cose. Ma uno che fa una roba così, o c'ha dei serissimi problemi, o c'ha una serissima tecnologia che non abbiamo. Decidete voi quale delle due. Però di sicuro non la fate con scorpoglia. Di sicuro. Guardate qua, qua l'hanno curvato, qua ha fatto un design moderno, qui siamo sempre a Saxa Yawaman, okay? E qui invece siamo vi faccio vedere un po' di altre cose, guardate, qui siamo in Perù un po' fuori, guardate questo dettaglio qua, occhio lo ingrandisco, qui c'è un pezzo di roccia, una fascetta da ulivi, hanno detto ma sì, ma fammelo sagomare tutto intorno così, lo fanno bello, che sta bene. C'è solo una fascetta in mezzo, a, non nella capitale dell'impero Inca, c'è una fascetta dove piantavano, non so, il cipolle, qualcosa del genere. Quindi vuol dire che era proprio facile per loro fare questi lavori. C'avevano un qualche cosa che noi non ce l'abbiamo. E c'è poco da fare, è logico. Lo vedete? Guardate come si divertivano. Guardate, ma anche dei costi, cioè, che te frega di tagliare tutto perfettamente così, in sto sgabuzzino dove ci tiene la damigiana di vino? Questo è bellissimo, Machu Picchu. Machu Picchu sono 2500 metri d'altezza innanzitutto. Provate a scarpinare senza niente addosso fino a 2500 metri d'altezza e già quello è un bel traguardo. Questi qua a 2500 metri d'altezza si facevano queste cose. Guarda, vedete questo? Non ingrandisco un po' che si vede meglio, guarda. Scarpello. Lo vedete proprio bene. La pazienza. In tutto il pianeta, quando dico tutto il pianeta, dico tutto il pianeta. L'isola di Pasqua, Rapa Nui, anche lì ci sono. Eccolo qua. Muro di Vinapoli. Stessa tecnica, cambia il tipo di pietra perché qua è una roccia vulcanica. Semplicemente perché quella c'era. Isole Marchesi, Polinesia, stessa cosa. Questo l'ho messa apposta. È stata la chiusura dell'ultimo posto che ho fatto. Ho detto, la prossima volta che ci risentiamo parliamo di Polinesia. Quindi era una civiltà globale, era una civiltà avanzata, boh, io direi proprio.
è dura dire di no, eh? Vi faccio notare un po' di altre cose velocissime. Questa è l'isola della Luna, questo è il tempio Inca, questo è veramente un tempio Inca, delle vestali dell'imperatore Inca che stavano sull'isola della Luna nel lago Titicaca. È ancora in piedi, era fatto bene, cioè ha durato 3.000 e passa anni. Questa è quella strada di Cuzco che vi facevo vedere prima. Cosa c'è di strano in questa strada di Cuzco? I rattoppi fatti dopo. Però devi dare un pelo di dettaglio in più, è giusto quello che hai detto, ma ti aggiungo il dettaglio in più. Che qua sotto c'è la tecnologia ultra evoluta e sopra c'è la tecnologia scarsa. Ma non funziona così normalmente. Cioè quello che sta sopra è più nuovo. E tipicamente se è più nuovo dovrebbe essere più evoluto e avanzato. Invece qua sembra il contrario. Cioè sembra che a un certo punto questi signori arrivati qua si sono dimenticati come si faceva a fare questi muri. Cioè a un certo punto sembra che noi abbiamo dimenticato questo sapere. Attenzione che questa cosa la trovate in tutto il pianeta, di nuovo, casualmente. Guardate, qua si vede proprio bene. Cioè questo è il muro e davanti, quindi ce l'hanno fatto necessariamente dopo, usano la tecnologia scarsissima. Quindi si sono dimenticati come si faceva così e l'hanno rattoppato così. Eppure comunque ha detto... Non sto contestando la fattura, sto contestando che sono due tecnologie diverse, certo, e che vanno in ordine temporale inverso. Cioè quella più evoluta è come se uno dicesse che i romani avevano una tecnologia di trasporti superiore alla nostra. C'è qualcosa di strano, sì o no? Hanno provato a imitare. Guardate, di nuovo, perché queste cose stanno scritte nei libri, nei testi accademici. Questo è di nuovo Poznanski che scrive, dice, qua si vedono benissimo tre tecnologie diverse. Una, due e tre. Quella più sotto, quindi quella più vecchia, è la più evoluta. Poi sono peggiorati un po' e poi sono peggiorati tantissimi. Lo diceva già lui 150 anni fa, è tutto scritto. Basta leggere. Qui siamo a Machu Picchu, uguali denti. Qui siamo in Egitto. Questo è uno degli shaft, quindi dei buchi, gli ascensori. Sarebbe interessante capire perché ci sono quei buchi, ne parliamo un'altra volta. Questo qua è uno di quelli moderni nel senso che è stato fatto dagli egiziani dinastici, 2000 avanti Cristo, giù di lì, insomma. Lo vedete come è fatto? Bello, bravissimi, cioè io non so, Luca magari ci riuscirebbe, io no. Questo è quello che hanno fatto loro, prima, tagliato nella roccia, dritto, giù, perfetto, ok? Questo è quello che hanno fatto loro. Qui ve li metto a confronto, questo è quello che hanno fatto loro e questo è il pezzettino che ci hanno aggiunto sopra gli altri. Sopra ce l'hanno aggiunto, non sotto. Qui l'hanno fatto dopo. Anche lì si sono dimenticati come si faceva. Questo è Baalbek. Baalbek è una piattaforma a 1000 metri d'altezza, tra il Libano e la Siria, in un posto deserto, fuori da ogni via di comunicazione, che per qualche strano motivo è il luogo più sacro del pianeta. Perché è il luogo più sacro del pianeta? Non si sa, ma è il luogo più sacro del pianeta perché da sempre qualunque civiltà ha venerato quel posto come un luogo sacro. I Sumeri, i Fenici, i Musulmani, i Cristiani Maroniti, i Greci, tutti gli altri hanno sempre venerato, cioè l'imperatore romano, nel massimo dello splendore dell'impero romano, partiva con la diga trotterellante da Roma per andare a Baalbek a consultare l'oracolo. Che è un po' più o meno come se Trump partisse da non so dove, andasse in un paesino della Liguria vicino dove abitavo io, che si chiama Bardinetto, a consultare un oracolo. Dice che era un punto di atterraggio anche per... È un'ipotesi che c'è uno scatterà. Quella trave enorme, no? Quella trave enorme che hanno detto che nessuna macchina al mondo attuale riuscirebbe a superare. La prossima slide. Vi faccio notare sempre lo stesso concetto. Questi sono i blocchi fatti dai romani a Baalbek. I romani hanno costruito, sapete dove hanno costruito i romani, i vostri romani, il più grande tempio di Giove, il più grande dio romano, Giove. Dove l'hanno costruito il più grande tempio di Giove? A Roma. Dove vuoi che l'abbiano? No, a Baalbek.
Quindi come se il Vaticano decidesse che la nuova San Pietro la fa a Bardineto, un paesino della Liguria, dietro dove abita. A Baalbek. E i greci, il tempio di Zeus, dove era costruito? A Baalbek. Ah, è strana sta roba. Comunque, i romani che sapevano costruire le robe, erano bravini, e come li facevano i blocchi? A zigzag come quelli là di Guzzi? No, facevano un blocco quadrato, li mettevano uno sopra l'altro e fa che nabbia. E infatti la costruivano così, la loro parte di Baalbek. Questa invece è quella che c'era prima dei romani, su cui loro hanno costruito. Questa qui è la pietra del parto viente che diceva il Signore prima, che l'hanno mollata lì nella cava. Tra l'altro si vede anche bene, questa qua dietro è Baalbek, vedete? Il terreno è scosceso, non è proprio il massimo. È una grande idea. Questa pietrolina qua pesa 1100 tonnellate. Adesso io poi vi faccio capire cosa sono 1100 tonnellate, perché c'è della gente su Facebook che mi rompe dicendo che 1100 tonnellate la carichi così e la sposti. Ma non è che questa pietra l'hanno lasciata solo lì. Queste pietre l'hanno messe nel muraglione di Baalbek a 6-9 metri d'altezza, le hanno infilate una sopra l'altra e hanno creato una piattaforma perfetta sulla cima di una montagna spianata, difesa con le armi in pugno, tant'è vero che se leggete l'epopea di Gilgamesh, quella era la zona degli dei proibita, non si poteva arrivare lì. Quando Gilgamesh ha cercato di arrivare lì, hanno cercato di seccarlo. Quindi era una zona in cima a una montagna, spianata, fortificata e controllata a vista. Ora un po' a pensare oggi una zona di quel genere cosa potrebbe essere. Quando hanno cominciato a scavare qua sotto un'equipe di archeologi tedeschi, ne hanno trovate delle altre di pietroline sotto, alla pesa 1400, no 1100, eccola qui, 1400. Questo si chiama il trilichio, sono le tre pietre che vi dicevo a 6-9 metri d'altezza, sono all'incirca 900 tonnellate l'una. Qui vedete molto bene da sopra il trilito, queste sono le pietre impilate dai romani. Vediamo che queste sono le pietre impilate, no? Perché ci raccontano? Allora vi faccio divertire su questa cosa qua. Parliamo del carotatore. Siamo a Gizza, marmo rosa di Aswan, durissimo, eccetera. Allora, questa è una delle carotature che si trovano ovunque, cioè non è che è un museo, basta farsi un giro virtuale a Gizza. Ovunque ci sono questi buchi nella roccia. Prendo questo perché è molto interessante. Innanzitutto sono 20 cm, questa roba qui, quindi non è proprio un buchino piccolino. Ok. 20 cm, più o meno, è un pollice, ma 20 cm. Ha qualcosa di strano, a parte il buco, che è già strano il buco. Però c'ha qualcosa di strano questo buco. C'ha due robe veramente strane. I pozzi incederebbero assai. I pozzi davanti incederebbero assai. Questa cosa qua è strana, non ci vorrebbe stare. Ma che è questa roba qua? Scusate, questo non è un carotatore che ha bucato, questo sembra uno stampo, una sagomatura. Siete d'accordo? A me fa veramente uno stampo. Ce n'è un altro di strana. Vedete questo tagliettino qua piccolo? Lì è dove l'apparato che ha tagliato è arrivato in fondo e si è fermato, no? La lama, passatemi per un secondo che era una lama, si è fermata e ha fatto questa piccola incisione. Anche sopra, poco. Sì. La vedete? Qua la vedete bene? Anche sopra, poco. Ve la faccio vedere ancora un po' meglio, perché adesso cominciate anche a capire la dimensione di quella lama. E questo ci dice tanto. Dice non solo che questi signori hanno bucato un pezzo di granito, che non si buca neanche se ti metti a piaccia, ma l'hanno bucato con una lama che si è lasciato un taglio che ha la dimensione di uno spillo, diciamo un millimetro. La lama, gioco forza, era almeno più piccola di un millimetro. Insomma, è logica, non è che si può giocare troppo, no? E questa è una prova, è un'evidenza, poi ce ne sono centinaia così. Ora, questo la scienza ufficiale dice che è stato fatto con uno scalpello di rame. Cioè, è stato fatto... Questo è un millimetro, adesso vi lo do,
qualcuno di voi qua adesso mi fa un bel taglio qui così. L'ho portato, Max, l'ho portato. E poi vi spiegate come facevano a fare queste cose. Come facevano a fare queste cose? Come facevano? Come se fondessero senza scavare. Ah, eccolo lì che è saltata fuori la parola. Eh sì. Ma la cosa bella è il ragionamento che fa la scienza ufficiale. Il ragionamento è questo. Siccome non abbiamo trovato degli attrezzi eccezionali per fare queste cose, allora per forza l'hanno fatto con gli scalpellini. Ma che logica è? Uno magari non l'hai cercato bene, mi verrebbe da dire. Se non l'hai trovato, magari non l'hai cercato bene. Ma magari hai anche sbagliato l'ipotesi. Magari tu stai ragionando come ragioneresti oggi per fare quel lavoro lì. Tu stai cercando una punta diamantata, stai cercando un laser o qualcosa ultrasonico. Ma magari non è decisamente la tecnologia che usavano loro. Magari usavano qualcos'altro. Ma di sicuro non mi puoi venire a dire che usavano uno stantello di rame. Guardate questo. Questo l'ha sagomato così. Cioè come fai gli intagli nel legno delle persiane, nel granito di Ashwaro. Tanto per parlare di dati tecnici, perché poi mi rompo anche, parliamo di dati tecnici. Nella scienza ufficiale la durezza della roccia si misura con la scala MOHS, una scala da 1 a 10. 1 è il talco, molto leggero, 10 è il diamante. Allora, numero 1 non è una scala lineare, quindi quando passi da uno all'altro non è che vuol dire che è il doppio di durezza, magari è 1000 volte più duro da uno all'altro. Ve la metto in maniera non lineare. Cioè vuol dire che quello lassù è il diamante, la roccia più dura dopo il diamante, che è il corindone, vale 2000, quindi è 3 volte e mezzo più morbida del diamante. La logica vuole che per graffiare questa pietra devi sempre prendere quella che ci sta sopra. Ok? E questi sono i rapporti di forza. Okay? Il granito di Ashwan di cui vi parlavo sta qua. La zona dei quarzi, qui. Quindi ci sono soltanto il topazio, il corindone e il diamante che lo possono scalfire. Il rame no, vedete, non lo scalfisce il rame. Ma questa è scienza, non è quello di cui. Questo dice la scienza. Quindi quando gli egittologi dicono che l'hanno fatto con rame, mentono palesemente, sapendo di mentire. Rame è una sabbia però. Sulla sabbia possiamo anche parlare. Per esempio, andrebbero analizzati tutti i segni che ci sono nelle carotature. Perché se tu fai attrito con della sabbia, vai avanti e indietro, eccetera, tu stai macinando la roccia. Invece lì c'è una vite elicoidale, quindi c'è un oggetto che si è avvitato dentro la roccia. Ci sono i segni di serie circolari che hanno tagliato i blocchi, che hanno lasciato un semiarco nella roccia, e da quel semiarco si ricostruisce il diametro della sega. La sega era 9 metri di diametro. Quindi anche questa storia della roccia, quel famoso video con l'amichetto di Zhao Yawas, Mark Lehner, che fa vedere la tubo carotatore, è un montaggio clamoroso, clamoroso. E queste cose qua non le dico io, Sir Flinders Petrie, le piramidi e i tempi di Giza, è tutto scritto lì da 150 anni. Quando si dice duro come il marmo, tanto per capirsi, il marmo è una roba leggerissima. 3 e 4 sulla scala MOHS. Quando si parla di granito parliamo di 6, 7. Questo è duro. Quando parlare con uno che tratta i metodi di bucare il marmo e bucare il granito è la stessa cosa. Questo è Sir Flinders Petrie. Questo è un articolo che ho recuperato, un articolo accademico, depositato, ufficiale, da colui che è ritenuto uno dei più grandi esperti di tutti i tempi. Un multidisciplinare, eccetera, descrive alcuni oggetti che ha esaminato lui e tira fuori delle altre cose abbastanza carine. Qui parla di un vaso in quarzo 6-7 di durezza, il cui collo, il collo del vaso, il vaso è scavato dentro, era solo 0,13 mm di apertura. Ma come l'ho scavato? Un vaso di quarzo all'interno da un collo che è 0,13. Guardate questo è al Kaiba. Questo è granito molto duro.
si è rotto qua questo vaso. Adesso me lo zoom un attimino. Lo vedete? Lo zoom ancora un attimino. È stato scavato dentro, è talmente sottile che è un foglio di carta ed è granito, livello 7. Come hanno fatto a fare una cosa così? Come hanno fatto a fare queste cose? Ed è pieno, ce n'è ovunque di queste cose, ovunque. Questo è il Serapeum, è stato chiuso 100 anni, poi nel 2012 l'hanno aperto. Il Serapeum è una serie di gallerie sotterranee a Saccara, dove hanno trovato questi simpatici box da 60, 80, 100 tonnellate di roccia mollati in mezzo a dei corridoi dove a malapena ci passa una persona. Guarda, a malapena ci striscia in mezzo a una persona. Prima domanda, come ce l'hanno portati? 100 tonnellate. Se una persona tira su 100 kg, ci vuole qualche centinaio di persone che non ci stanno dentro lì. Non ci stanno. Ma una persona non farà mai 100 kg. Facciamo che 30, sono pareti di Awaspe. Ah, vabbè. Questi sono i box del Serapeum, la parte fuori è la parte brutta, è la parte dentro che è interessante. Li vedete? Questo è un monoblocco, questo monoblocco. È un monoblocco di 4 metri e mezzo per 3 d'altezza. Guardate come sono, lo vedete? Lucidi, vai. Lucidi, e queste pareti sono state misurate, hanno una precisione di planarità, ortogonalità, parallelismo che è superiore alla dimensione di un capello umano. Questa è tecnologia spaziale, aeronautica. Noi abbiamo solo la tecnologia spaziale che è in grado di fare delle cose di dimensione di quel genere con quella precisione. Non troverete mai il signor Awas che vi commenta queste cose qua. Ci sta bello distante, perché queste sono delle evidenze che sono un cazzottone in faccia che spiega che non è così. Che ci andava dentro, secondo te? Com'è? Che ci andava dentro, secondo te? Non lo so, io ho un'estrema convinzione che queste siano delle macchine, perché soltanto uno scopo funzionale può spiegare uno sforzo di questo genere. Poi che cosa quelle macchine facessero, eccetera, mi stai chiedendo di... Ma la logica mi dice che queste sono macchine. Usavano un cadavere come condensatore. Questo. Macchine sofisticatissime per costruire i muri. Può essere. Ah, io vi faccio guardare, io ho fatto diversi post su queste cose, potremmo parlare, farò un seminario solo sulla tecnologia degli dèi, quindi ne parleremo. Posso fare una domanda? Ma... Certo. Chi? Io. Anche lo Z, le tre rocce che sopra lo Z, da una parte sono grandi rocce, e un lato sono esattamente... Bisognerebbe ragionarci su queste cose qua. Perché solo quindi la parte interna è così raffinata e non quella esterna? Se fosse una bara, è evidente che la parte esterna è quella che conta, non quella interna. Invece quella interna che è raffinata, quella esterna è sgrezza, sgrezzissima. Stessa cosa quello che lui chiama Z, le camere di scarico sopra la camera del re. Cioè, hanno un lato perfettamente levigato e l'altro ruvido. Secondo me quelli sono dei filtri. Sono in elettronica, sono dei filtri. Sì, però qui potrebbe essere spiegato che il toro lo voleva bello, lì è veramente inutile. Dottore, lo Z può essere un accumulatore di energia? Io già. Può essere tutto. Se mi chiede, guarda, se non mi dici cosa pensi, non esci da quella casa, ti dico questo. Qualunque civiltà avanzata che si è affacciata su questo pianeta non può prescindere da una fonte di energia. Che questa fosse una civiltà avanzata, non c'è dubbio, la fonte di energia non l'abbiamo trovata, può essere che sia una fonte di energia. Si trovano queste robine qua in giro per il pianeta. Qualcuno le ha fatte, non c'è verso. Qualcuno ha fatto queste cose. E sono cose assolutamente impossibili. Ora vi faccio vedere come facevano a farle. Questi sono nella cava di Aswan, dove tirano fuori i blocchi di granito per fare quelle cose. Sono dei pozzi esplorativi, perché ovviamente tu scavi, poi magari dopo un metro c'è una vena di terra e devi ricominciare da capo. Quindi facevano un pozzo esplorativo per valutare la qualità del granito. Cioè, non so se mi rendo conto. Qui scavavano per 20 generazioni a martellate per fare un pozzo esplorativo. Poi arrivano in fondo e dicevano, oh, è buono, avanti. Altre 50 generazioni scaviamo il sarcofago. No, non facevano così. Mi dispiace,
ma non facevano così. Questa è la scienza ufficiale che ci dice che facevano così, ma non facevano così, perché basta guardare e si capisce come facevano. Guardate un po', vedete degli strani segni, qui siamo all'Antayal Tambo, in Perù, vi faccio vedere un po' meglio, guarda che strani questi segni sulle pietre, non sono innaturali questi segni. Guardate qua, abbiamo smontato un muro poligonale, vedete cosa si vede qua? E anche qua si vede molto bene, si vede lo stampo della pietra che ci stava sopra, modello cazzolata di cemento, metto il mattone, quando il mattone secco, il cemento si asciuga, tolgo il mattone, è rimasto lo stampo, uguale identico, peccato che sia andesite. Guardate qua come si vede bene, qui hanno spinto l'ultimo blocco contro la parete e ha lasciato lo stampo, a fare lì roccia, guardate, si vede bene sì o no? Si vede molto bene, ovunque si vede, guardate, da qualunque parte le trovate queste cose, basta guardarle. Perfino sulla cima della grande piramide, sapete che manca l'ultimo pezzo della grande piramide, quando si va a vedere, i corsi che sono rimasti hanno la sagomatura del corso che c'è là sopra. Dico la stessa cosa, ha lasciato lo stampo sotto. Come facevano? E così facevano. Questo è un blocco di granito rosa di Aswan con annegata dietro una pietra nera che non c'entra nulla. Come se quando l'hanno gettato quel blocco, quel cemento, ce l'hanno filato l'altro dentro e poi si è solidificato e è diventato così. Capisco che sto dicendo una eresia, però io vi faccio vedere quello che si vede qua. Allora, questo è il tempio di Hathor, la Dendera. C'è sta scala che è un po' strana. Gli egittologi dicono che sono i turisti che la consumano con le scarpe. Ammazza che scarpe che fanno questi turisti. Guarda un po' qua, c'erano delle scarpe al plutonio, perché la consumano. La stanno sciogliendo. Guarda qua. Qui se fai la ricostruzione tridimensionale si vede chiaramente che c'è del materiale che è colato da sopra ed è finito sotto. Questa è una scala consumata, non questa. Qui l'operaio che aveva lo scialiere in tasca mentre saliva le scale si è dimenticato acceso e gli ha rotto la scala. E così è andato. Quindi come facevano? A cucchiaiate. In inglese si chiama scooping la tecnica. Qui siamo a Giza, qui siamo all'isola di Pasqua, consumavano a cucchiaiate il granito, come se fosse del burro, e col cucchiaio lo toglievano un pezzo per volta. Che è di rame? Qui siamo a Gunung Padang, che con buona probabilità sarà la piramide più grande sulla fascia del pianeta. Questo è un piede piantato nel cemento, un piede di una persona messo nel cemento. Peccato che quello è un blocco di roccia. Faccio una domanda, posso? Sì. Ma così come noi facciamo con il cemento, no? Adesso ti dico perché sono lì, vai. Perché ci hai pensato pure io. Perché la prossima slide è questa? No, guarda, aspetta, questa è una zampa di un animale dentro una pietra, cioè, non so, che altra evidenza volete? Ma un'impronta digitale no, invece? Ma perché noi siamo così stupiti? Ma pensate un po', se io mi presentassi da una tribù inviolata che non ha mai visto nessun uomo civilizzato dell'Amazzonia con un sacchetto di ritarcimenti sulla schiena e prendo una secchiata d'acqua dal fiume, lo mescolo con sta polvere e dopo un'ora gli ho fatto un blocco di roccia, perché per loro è roccia, che non riescono a romperla neanche se si mettono a piangere. Questi qua non guarderebbero questa cosa come una meraviglia impossibile della tecnologia. Mentre per noi è una banale reazione chimica che trasforma nella polvere qualcosa di morbido in qualcosa di estremamente duro. E allora perché dobbiamo avere l'ottusità mentale di pensare che non sia possibile il processo inverso e che qualcuno lo sapeva fare e che noi non siamo più capaci di farlo? Ma è così una cosa fuori dal mondo. È così un'eresia dirlo di fronte a un'evidenza di questo genere. Ma è vero che c'è. Anche perché se non lo studiamo. È la ricca che è riuscito a riprodurre.